라이온씨 에스카노르사. Grazie ragazzi, qui Vedata Channel con un video che aspettavate tanto. Lo avete bramato, cercato, voluto e noi abbiamo portato. Abbiamo fatto un sondaggio fra lui e Kaisa, ma immaginiamo l'hype per questo personaggio. Ci aiuta molto il vostro feedback, ma non credete che non porteremo anche gli altri personaggi più di nicchia o più spoiler. Ecco a voi quindi il video dedicato a Nagisa Ishiro, il genio e mago degli stop del Blue Lock. Ormai l'andazzo di questi video l'avete capito. Parleremo della storia del personaggio e delle sue abilità, ma in ogni caso avrete i capitoli sulla timeline del video, se vi interessa qualcosa in particolare anche per quanto riguarda archi e partite e perché sarà un video mediamente lungo. Ovviamente ci saranno spoiler per quanto riguarda il manga di Blue Lock, ma anche l'anime. Vi ricordiamo però che il primo è edito da Panini con 18 volumi al momento, 19 proprio questo mese, mentre l'anime lo trovate su Crunchyroll. Se volete supportare la serie, trovate tutto lì. Se invece volete supportare noi, potete abbonarvi qua sotto al costo di 1,99 al mese per avere i video in anteprima e altri vantaggi che trovate tutti quanti iscritti. Ne arriveranno altri e non dovrete pagare di più quando arriveranno. È un metodo ovviamente per supportare il canale a livello economico. Poi, se volete supportarci in generale, potete lasciare un like e un commento, che aiutano molto in generale e sono gratuiti. Detto questo, possiamo anche cominciare. Partiamo da Episode Nagi, spin-off ufficiale di Blue Lock dedicato al percorso del fenomeno prima di entrare nel Blue Lock, appunto, ma anche il suo incontro con Reo e il suo punto di vista all'interno del progetto di potenziamento. Per ora è inedito in Italia e ci sono 8 capitoli in Giappone, ma visto il successo di Blue Lock è molto probabile arrivi anche nel nostro paese. In questo spin-off partiamo dalla vita quotidiana di Nagi, il quale vive in un monolocale e si prende cura della sua compagna di stanza, Choki, un piccolo cactus. Il ragazzo non faceva altro che passare il tempo a giocare con il suo cellulare, principalmente a giochi sparatutto, e prendersi poca cura di sé, tanto da andare a scuola con il minimo indispensabile per essere presentabile, a parte per i capelli sempre sfatti. Già nel suo piccolo era sempre demotivato per fare qualsiasi cosa che non fossero i videogames. Il suo incontro con Reo a scuola fu il suo primo vero tentativo di agire fuori dalla routine, stoppando in una caduta libera il suo cellulare mentre stava per cadere dalle scale con rischio di rompersi. Questo creò un certo interesse in Reo per fargli sviluppare il suo talento calcistico, mai scoperto fino ad allora, così da vincere in futuro la Coppa del Mondo anche insieme. I due cominciarono a frequentarsi sempre di più da quel momento, vedendosi per strada, verso scuola, ma anche nei corridoi della stessa, per tentare di estrapolare questa sua qualità innata. A Nagi importò sempre poco della cosa, non fu ispirato nel voler giocare a calcio e anzi non fu nemmeno convinto dai tentativi di Reo, però si trovò sempre bene in sua compagnia, anche se tentava sempre in qualche modo di filarsela e tornare a giocare ai videogiochi. Conobbe anche una delle assistenti della Mikage Corporation, l'inserviente di Reo, Baya, la quale attirò particolarmente l'attenzione di Nagi per il suo naso da strega. A differenza sua, Reo era parecchio popolare fra le ragazze dell'istituto e rispettato da tutti, sia per nome ma anche perché molto carismatico, ma la cosa gli importava ben poco. Vederlo accanto ad una persona così importante sicuro strani la gente, la quale lo reputava un tipo strano, trasandato, assonnato e addirittura denominato il figlio del diavolo senza amici. Ma ancora una volta nessuna di queste cose lo tangé molto poco e continuò ad atteggiarsi come aveva sempre fatto, dormendo in classe e giocando col telefono. Arrivò il momento di giocare a calcio seriamente e Reo creò il team completamente da solo per gareggiare con le altre prefetture per dimostrare di essere i migliori. Nella prima partita, pure amichevole, si ritrovano contro la Aomori Dadada, mandata dal padre di Reo in persona per tentare di distruggere il sogno del figlio nemmeno cominciato. Con le giuste parole Nagi venne convinto a giocare, ma giusto per tornare alla sua solita vita una volta finito. La coppia già da subito dimostrò di essere talentuosa, ma le capacità di Nagi fecero subito paura ai loro avversari, grazie soprattutto agli schemi dati da Reo per giocare assieme. I due in verità ebbero già il primo barlume di ego che vediamo nella serie, dove accettarono fin da subito che il calcio non doveva essere per forza un gioco di squadra, ma anche per solisti e ancora di più solo per loro due. Se Reo avesse passato la palla, Nagi ci sarebbe dovuto essere per mostrare a tutti di essere il suo gioiello. Attuando questo schema, i due distruggono Laomori e il loro attaccante Nameo Kario, il quale rimane scioccato dallo stop assurdo di Nagi e il consecutivo roulette volley. La gemma chiamata Nagi Seishiro era nata ed era stata mostrata al pubblico grazie a Reo, garantendogli uno scout per entrare nel progetto Blue Lock. Poco tempo dopo, insieme al suo amico, i due continuarono a sfondare il campionato della loro prefettura, vincendo una partita dopo l'altra e rimanendo imbattuti, per poi arrivare al fatidico giorno dove il calcio giapponese sarebbe stato rivoluzionato. Prima di partire, Nagi chiese all'umile Baya di prendersi cura della sua compagna Choki, per poi presentarsi all'annuncio del Blue Lock. Già prima di arrivare, ebbe la sensazione che avrebbe trovato qualcuno di forte e, nel caso, non sarebbe stato male andare in team con questo individuo, cosa non proprio apprezzata da Reo, sicurissimo che avrebbero sfondato insieme chiunque sarebbe arrivato al loro cospetto.
In mezzo ai 300 ragazzi, Nagi inquadrò erroneamente Isagi al suo arrivo come il gioiello del Giappone al posto di Kira, ma Sicuro ebbe una qualche sensazione particolare nel notarlo, interrompendo la sua sacra sessione di gioco. Poco dopo, tutti i presenti assistono al discorso leggendario di Ego per farli entrare nel progetto, ma è qui che accade la cosa più strana. Nagi decide di sua spontanea volontà di non partecipare. La cosa fa preoccupare Reo, ma in realtà quello in ansia è lo stesso Nagi per il suo amico. Se fra i 300 solo uno avrebbe raggiunto la gloria, allora significa che si sarebbero dovuti mettere contro, a prescindere, cosa che non gli andava proprio a genio. Oltre a questo, Nagi non era nemmeno convinto di essere adatto per entrare non per le sue capacità, ma perché aveva già visualizzato concretamente il gol che avrebbe fatto vincere al Giappone la Coppa del Mondo. Sarebbe stata una noia entrare là dentro, sentendosi già vincente, ma grazie a Jinpachi Ego questa sensazione svanì subito. Il suo ego non era sviluppato, non aveva la minima capacità mentale di raggiungere quella visione autoproclamandosi un genio in quel modo, soprattutto con tanta altra gente talentuosa per il globo. Uno così sicuro di sé non sarebbe arrivato mai lontano e fortunatamente anche Reo lo convinse ad entrare nel block, promettendo di stare insieme fino alla fine e non farlo mai annoiare per farlo diventare il migliore del mondo. Finalmente dentro il progetto, i due fortunatamente finiscono insieme e incontrano il loro terzo futuro compagno, Zantetz, ma ancora una volta Ryo del loro incontro di esordio. Nagi e Reo capiscono subito che la stanza dell'Onigokko sia l'equivalente dell'area di rigore in un campo standard e il tempo di 136 secondi rappresenti la media di possesso palla in 90 minuti, stupendo gli altri 10 presenti e dimostrandosi dei veri e propri geni del pallone, seppur il protagonista del nostro video giochi da appena qualche mese. Nagi, seppur abbia tentato di farsi eliminare, per puro istinto nel proteggere Reo dall'esclusione, recupera la palla con uno dei suoi stop assurdi e finisce per calciare proprio Ryo, eliminandolo dal block e passando alla fase successiva, seppur una seccatura, perché sicuro più difficile di adesso. La prima partita del Team V di Nagi e Reo è contro il Team Y di Okawa e Nico, dove quest'ultimo fa le sue giocate da stratega valutando egregiamente chi ha davanti, soprattutto sfruttando il trambusto creato dal non calcio giocato da tutti i presenti, dove ognuno vuole rubarsi la palla. Nagi, al contrario, sempre svogliato, chiede al suo compagno di farlo andare in porta per farsi un riposino, anche perché, a causa della rivalità fra Reo e Zantetz, la partita arriva in pochissimo a 5-0. Nagi viene convinto da Reo a giocare per seguire il ranking del block e i vantaggi che ogni rete porta, in particolare il potersi riprendere il cellulare con 3 gol segnati. Finalmente scollatosi dalla porta, Nagi dà il meglio di sé, sfoggiando ancora una volta i suoi stop assurdi, stupendo i suoi stessi compagni e gli avversari, tirando fuori dal cilindro un bicycle shot, un tiro diretto e infine un tiro di tacco da un'angolazione improbabile, arrivando al triplice fischio con un 8-0 per il Team V. Nagi per una volta ha agito di sua spontanea volontà, ma prendendo il bait della ricompensa per lasciare uscire il suo genio. Di nuovo con il suo cellulare, il nostro genio può finalmente rilassarsi come preferisce fra un allenamento e l'altro. Durante una delle tante pause finisce anche per avvicinarsi a Zantetz in modo piuttosto stretto, scoprendo il suo sogno di voler diventare il migliore esattamente come Reo. Nel match successivo, e con il morale alle stelle, il Team V si prepara per fronteggiare i fratelli Wanima e il Team W, questa volta con lo scopo di guadagnare dei letti comodi facendo tutti almeno una tripletta. Durante il match non va proprio come previsto da Reo e subiscono subito un gol, ma Nagi stupisce ancora di più non agendo solo per avere qualcosa in cambio come motivazione, ma credendo in qualcuno perché simile al suo unico amico. Zantetz riceve inaspettatamente una palla da Nagi facendolo brillare, stupendo anche lo stesso Reo per aver agito di sua spontanea volontà. Il genio ha finalmente compreso di poter contare anche su qualcun altro oltre se stesso e il suo compagno fidato, creando quella che viene definita reazione chimica all'interno del block. Un triangolo spaventoso che bilancia e fa esplodere le loro capacità, facendoli raggiungere un devastante 5-1, chiuso con un pallonetto no look e senza sforzo di Nagi. Letteralmente una beffa verso l'intero Team W e i loro capitani. Nel loro terzo scontro con il Team X di Baro non è troppo difficile per loro arrivare alla vittoria, ma in particolare vediamo crescere Nagi a livello relazionale e emotivo, dopo essere stato chiamato schiavo dal King, rispondendogli a tono e alimentando il suo senso competitivo per la prima volta. Purtroppo non abbiamo altro per questo scontro, essendo lo spin-off in corso proprio su questo punto, ma sappiamo che vincono con un 5-2. Al quarto e ultimo match della First Selection, prima volta dove facciamo per davvero la conoscenza di Nagi nel block, già si dimostra come il fuoriclasse che è, distaccato, annoiato e non curante dello stesso evento in cui si è buttato. Il far sapere al Team Z che giochi a calcio da pochi mesi e sia già una bestia del genere fa davvero paura, ma Isagi, grazie alle sue pensate e al supporto dei suoi compagni, riesce a prevalere sul genio. Nagi, in preda alla nuova sensazione di sconfitta, risveglia se stesso entrando nella parte consapevole del suo cervello, agendo per la prima vera volta per curiosità e interesse del calcio. Se prima era fenomenale, dopo la sua
evoluzione tira fuori acrobazie ancora più fuori da ogni schema, sfoggiando di nuovo tiri fulminanti, fantasiosi, bicycle shot e pallonetti leggeri combinati in modo ancora più alieno ai suoi stop. La paura imminente di perdere ha sbloccato ancora di più il potenziale del genio, mi sta anche al suo vedere Reo in difficoltà, ma non è abbastanza per vincere contro l'intero Team Z evoluto. Nagi fa tesoro di questo momento, per la prima volta grazie a Isagi si è sentito vivo nel giocare a calcio e si è divertito, ma anche frustrato nel perdere. Di per sé le sue capacità non sono aumentate, lui sapeva già fare queste cose e ha cominciato a combinarle fra di loro, comprendendo però di non essere il migliore come credeva, o che fosse così facile arrivare al gol di vittoria per la nazionale del suo paese. Nonostante la sconfitta col Team Z, il Team V rimane in cima al torneo per passare alla fase successiva, la Second Selection. Questa parte, caratterizzata dal percorso individuale, consiste all'inizio nel dover segnare 100 gol contro un portiere intelligenza artificiale, Blue Lockman, e poi formare un team da 3 persone per avanzare fino ad arrivare a 5, rubando un membro della squadra sfidata in caso di vittoria. Chi rimane da solo perde completamente il Blue Lock. Nagi e Reo passano entrambi la fase dei 100 gol, ma il ragazzo esterna finalmente il suo sconcerto nell'aver capito di non essere così bravo rispetto ad altri, particolarmente rispetto ad Isagi, con cui decide di fare squadra insieme a Bacira per trovare il suo nuovo io, il quale si diverte nel calcio, abbandonando completamente il suo miglior amico per comprendere l'egoista che lo ha sconfitto. Con un Reo affranto alle spalle e una sfida da tenderli, Nagi e compagnia si scontrano con i top 3 del Blue Lock, con a capo Itoshirin, fratello minore della stella Itoshisae. Se l'incontro con Isagi gli ha aperto gli occhi, quello con questi tre mostri fa comprendere a Nagi chi siano i giocatori davvero forti dentro lo stabilimento, perdendo un'altra partita ma rimanendo ancora più motivato nel voler andare avanti. I due perdono Bacira e tornano uno step indietro, dove il ragazzo rimprovera Isagi e gli fa comprendere che se avessero perso non sarebbe di certo andato a casa viste le sue capacità, dandogli una svegliata. Nagi e Isagi ripiegano quindi forzatamente per il 2v2, ma sull'accoppiata improvvisa di Baro e Naruaya. Se all'inizio non riuscivano a comunicare perfettamente, grazie all'analisi di Isagi i due riescono a creare sempre più frequentemente reazioni chimiche, e lo stratega riesce a riprendersi il rispetto di Nagi, non che lo avesse davvero perso. In generale non sta migliorando, è già ad un ottimo livello e potenziale, ha solo scoperto qualche trigger che gli ha permesso di sfoggiarlo meglio. La coppia vince e guadagna Baro, lasciando il povero Naruaya indietro, ma non vi era davvero troppo da fare per aiutarlo nella sua promessa e sogno. A causa del nuovo arrivato, Nagi comincia a passarsela non proprio bene a livello di calma, scontrandosi sempre con il King per qualsiasi cosa e capriccio. Anche nelle partite la cosa va avanti, intaccando la prestazione del nuovo trio a causa dell'egoismo dannoso di Baro, permettendo a quell'avversario di prevalere all'inizio del match. Nagi è parecchio contento nel ritrovare Reo al loro stesso punto, ma ora come ora i due sono rivali con un conto in sospeso. Con l'avanzare del match, Isagi trova l'escamotage perfetto per distruggere l'egoismo di Baro e permettere a lui e Nagi di agire come preferiscono, diventando un duo formidabile e per il momento superiore anche alla vecchia accoppiata Nagi-Reo. Allo stesso tempo, questo loro denigrare il King lo porta ad evolvere e distruggere il loro nuovo schema, facendo nascere una bestia che, per fortuna, è parzialmente dalla loro parte. Questi match aiutano molto Nagi a sviluppare una visione di gioco migliore, capendo meglio dove sfruttare le energie per ottenere il meglio delle risorse in campo, cosa che torna molto comoda in questa fase del block, ma anche in futuro. Tutto grazie a Isagi al suo fianco che gli ha aperto più strade. Il trio riesce a vincere porta con sé Chigiri, lasciando di nuovo Reo da solo. Nagi si congratula con il suo caro amico per averlo messo alle strette, dimostrando di essere un calciatore decisamente migliore di quanto dica di essere, ma come risposta riceve solamente l'accusa di aver rotto la loro promessa. Nagi, triste e frustrato, fa fare un esame di coscienza al suo caro Reo, ricordandogli che il loro scopo era diventare i migliori di tutti, implicando che avrebbero dovuto sudare per il loro traguardo e non seguire la strada più semplice, per poi abbandonarlo del tutto su quel campo e proseguendo per il penultimo step della Second Selection. Di nuovo contro i top 3 e il Bacira rubato, Nagi e compagnia sono ad un passo dalla fine della Second Selection. I due team si affrontano senza esclusione di colpi, e grazie alla presenza di Chigiri, il quartetto può lavorare al meglio. Persino Baro non è più un problema da quando ha trovato il suo vero io da villain che può banalmente far affondare la nave. Di per sé non è Nagi quella a brillare in questo scontro, a deciderlo saranno solo Isagi e Rin, ma il match è così strabiliante da far sentire in colpa il nostro protagonista del video per non essere insieme a Reo e anche pieno di ardore con la voglia di distruggere i loro avversari, generando azioni da gol con un positioning ancora più elaborato in favore dello stratega. Degno di nota è il suo tiro con doppio fake volley, capace di superare il contrasto di Rin, davvero genio. Purtroppo il quartetto perde lo scontro per il fattore assurdo di fortuna in un rimpallo, donando la palla a Rin per chiudere il match nonostante tutti gli sforzi. Con grande sorpresa, nessuno dei geni viene scelto, al loro posto viene preso Isagi, facendo tornare Nagi e compagnia al punto di partenza. Nonostante tutto, il ragazzo torna facilmente su, portandosi dietro il caro vecchio Zantez e una new entry, Jin Kiora. Tutti riescono a riunirsi, anche Reo che stava per essere buttato fuori con Kunigami, del quale purtroppo capiamo il destino non vedendolo insieme a lui. Nagi entra nella top 6 del block, prendendo assicurata la presenza nella squadra che andrà ad affrontare la Under 20 giapponese, questa volta con al suo interno il prodigio Itoshisae.
Nella formazione finale Nagi viene messo come trequartista, riuscendo anche a segnare un grande primo gol contro la difesa giapponese, con un'alzata leggera e un tiro a giro, scatenando il pubblico di tutto lo stadio, e anche chi a casa, risvegliando ancora una volta la sua curiosità. Oltre questo, vediamo Nagi agire come al solito e addirittura diventare un punto di appoggio per Reo per farlo evolvere, facendosi copiare le tecniche. Il suo volley shot è stato sì fenomenale, ma ancora meglio per lui è stato vedere che nell'Under 20 si trovassero giocatori più forti, in particolare l'enorme talento di Toshi Sae, ma anche Aiku Oshido. Dopo la vittoria e un meritato periodo di pausa, Nagi viene richiamato per il secondo progetto del Block, la fase 2 chiamata Neo Egoist League, un programma dove i giocatori che hanno superato la partita con l'Under 20 e la stessa Under 20 possono partecipare insieme alle 5 grandi squadre europee. Nagi, per sua stessa missione e interesse verso lo stile di Bergkamp, grande giocatore capace di fare stop assurdi, decide di entrare nella squadra inglese qui chiamata Manchester City, il Manchester City, anche se caratterizzata dal gioco di velocità e fisico. Dopo la scelta viene preso in carico da Chris Prince, il numero 2 del calcio mondiale, secondo solo a Noel Noah, una macchina di muscoli perfetta e motivata. Il programma di allenamento si basa molto sul potenziamento fisico, quindi tutti, compreso Nagi, dovranno aumentare la loro massa muscolare facendo pesi e altri esercizi. Nagi qui ha la sua vera esplosione come genio, arrivando a dimostrarla nel match con il Bastard München di Isagi, in questo ennesimo rematch fra loro. Il ragazzo si presenta completamente cambiato, ha evoluto il suo stile di gioco per compensare l'unica cosa che gli mancava davvero per definirsi, creare azioni da solo senza dover ricevere passaggi nel suo range di trap, oltre che migliorare maggiormente a livello muscolare per permettersi anche di non venire bloccato durante le azioni. Ancora più assurdo è come l'intero match in verità si basi sull'istruire Nagi e fargli provare più combinazioni possibili, non permettendo a nessuno di dare il meglio di sé per far scoppiare quello che è il talento di Seishiro. Nemmeno Reo o Chigiri possono fare passi di troppo, anche se tutti e tre sono riusciti a diventare titolari subito grazie al loro stile e capacità. Nagi, come sempre, sfoggia i suoi stop, ma il suo miglioramento fisico gli permette di non essere sbilanciato, creando dei veri e propri nuovi stili di tiro e un'arma ancora più micidiale, il reset. Prima di allora Nagi non aveva mai dribblato nessuno, ma grazie alle statistiche aumentate può fermare completamente il pallone a terra con i trap, per poi ripartire a massima velocità senza perdere palla, agendo da genio solista e tirando fuori dal cilindro un juggling shot, il quale però viene fermato da Yukimiya. Già l'azione di per sé rimane assurda per il controllo di palla ancora superiore rispetto al primo block, ma grazie a questi finalmente Nagi capisce quale sia il suo scopo nel campo, battere il divario fra lui e Isagi. Per fare ciò chiede aiuto a Reo, piuttosto titubante all'inizio, ma dopo essersi riconciliati ecco che accade la magia. La regola messa dal coach è andata a farsi benedire, permettendo ai due di sfoggiare una delle azioni più assurde in questi 200 capitoli. La reazione chimica fra il genio e il camaleonte mette in seria difficoltà Isagi e l'intero Bastard München, con passaggi perfetti generati dalla sintonia dei due e fake volley consecutivi, arrivando a un totale di 4, superando anche il genio di Kaisa e realizzare un volley a mezz'aria col quinto tocco, che buca l'intera difesa tedesca. Finalmente Nagi ha raggiunto il suo sogno, affermando di essere il giocatore migliore al mondo per l'euforia del momento. Purtroppo per lui quella è stata solo una singola occasione irreplicabile, un vero e proprio colpo di fortuna che difficilmente potrà tirare fuori, confermato anche da come Isagi riesca a bloccarlo non appena lui e Reo tentano la stessa azione. Nagi per una volta ha vinto, si è sentito il protagonista del mondo, ma viene di nuovo superato dall'egoista che è riuscito a divorare il talento della metavisione di un calciatore di classe mondiale come Kaisa. La partita si concluderà con la vittoria del Bastard München grazie proprio a Isagi, dando un nuovo punto di svolta per quello che è il nuovo ranking del Block in offerte di stipendio. Tutti i rating salgono all'inverosimile, e grazie al quintuplo tocco di Nagi, quest'ultimo finisce per essere quotato 88 milioni di yen dallo stesso Manchester City, raggiungendo la posizione di secondo posto, poco sotto Baro con 100 milioni. Così si conclude la storia e carriera per il momento e in attesa di capitoli di Nagi Seishiro, il genio del Block. Nagi è senza dubbio uno dei giocatori migliori della serie, sia per caratterizzazione ma anche per spettacolarità. Questo genio completamente pigro che comincia a scoprirsi grazie alla scoperta di emozioni e sensazioni che gli danno il carburante per diventare un vero e proprio mostro di attaccante. La sua abilità è ovviamente quella dei trap perfetti del pallone, ma anche i tiri fantasiosi e l'enorme talento fisico che porta con sé in ogni partita non sono da meno. Grazie al suo arrivo al Manchester City, tutti questi suoi aspetti migliorano e basta, dandogli più armi per poter contare anche solo su se stesso, sfruttando il suo 1,90 m di altezza e capacità di stop per creare, come visto, un reset delle azioni per agevolarsi il dribbling. Come per i precedenti video, vi diamo un grafico e un numero medio delle sue capacità, spiegato e visibile. L'overall di Nagi sarà una sorpresa per molti dopo i vari avvenimenti, ma non lo reputiamo di certo il migliore, spiegandovi subito il perché. Nagi lo vediamo con un totale di 93 massimo, perché abbiamo sì un grande giocatore, ma non è per niente bilanciato come lo possono essere altri. Come rappresentato sul grafico troviamo la sua difesa su C, la sua statistica più bassa, mentre passaggio, velocità e dribbling rimangono sul B, grazie al potenziamento con il Manchester City, altrimenti l'ultimo sarebbe anche esso in C, se non meno. Qui ricordiamo che lo valutiamo al momento di chiusura della storia.
con due sole S su offensiva e tiro raggiungiamo il 93 totale. Ma perché queste due sono assurde e troppo alte per non considerarlo così? Lo stop perfetto di palla è lo strumento cruciale per tirare fuori i tiri assurdi che fa, dimostrato particolarmente contro l'Under 20, e anche se grazie al passaggio di Reo ha superato lui, Kaisa e Isagi con i fake. Nagi è ovviamente un personaggio coi fiocchi da subito, riconoscibile fra mille, che si fa apprezzare dal primo minuto in cui si mostra, anche grazie al suo design molto edgy, quasi apatico. La sua evoluzione da estraneo al mondo del calcio a forse uno dei più grandi fan che trasporta il suo talento a migliorare e basta è davvero bella da seguire. Poi tutto con un carattere freddo da serial killer quasi. Molti non saranno d'accordo con noi sulle sue effettive abilità, è indubbiamente un genio del calcio, ma ci sono dei mostri sacri come Rin, Kaisa e inaspettatamente anche il re voluto Baro. Persino Bacir al momento potrebbe essere sopra, e lo stesso Isagi ha migliorato tantissimo il suo stile di gioco con la Metavision. Se Nagi dovesse migliorare anche le sue statistiche più basse, allora non ironicamente potrebbe diventare uno dei calciatori migliori al mondo, ma perché imprevedibile a causa della sua creatività. Se portato ad uno scenario normale non avrebbe speranze al momento. Poi in difesa non ne parliamo perché proprio non gli si addice, come dinamica o ruolo. Concludiamo col dirvi che siamo sicuri che ci stupirà ancora in futuro, perché Isagi lo ha sì superato, ma deve rifarlo per diventare quello che vuole, e potrebbero arrivare altri avversari più forti, magari nella nostra tanto agognata Champions League che vorremmo vedere nell'opera. Che dire, con questo noi concludiamo il video, speriamo davvero tanto vi sia piaciuto, stiamo tentando di portare video un po' più lunghi del solito, perché a detta vostra li apprezzate di più e siamo contenti, ovviamente questo implica anche un'uscita più tardiva del video, perché ci vuole più tempo per farli semplicemente. Ma se vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto, seguirci su Instagram e community per tutti i video che usciranno. Qua sotto trovate il tasto per abbonarvi anche se siete interessati e ci volete dare una mano ottenendo dei vantaggi. Su Instagram c'è anche il servizio di grafica, potete chiedere tutto quanto lì. Vi ringraziamo come sempre per la visione, il supporto e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che Choki sta ancora aspettando Nagi. Un saluto da Vedatta Channel, ciao!